transizione energetica e sicurezza energetica sono ormai diventati due sinonimi, perché più riusciamo a fare la transizione energetica, più saremo sicuri da un punto di vista energetico. La Commissione europea ha messo la transizione energetica al centro della sua opera sin dal 2019. Le situazioni che si sono create purtroppo con l'invasione della Russia, da parte della Russia e dell'Ucraina, fanno sì che oggi si debba parlare anche di sicurezza energetica e guardare come migliorare, come modificare la rete di approvvigionamento. Ma questo senza perdere di vista la necessità di continuare su questa rotta di transizione, dunque utilizzando strumenti come Repower EU, che ha messo a disposizione più di 200 miliardi di euro per appunto la transizione energetica, o magari come la decisione di oggi di ridurre i consumi di gas del 15% nel corso del prossimo inverno, dunque con una serie di misure naturalmente molto diverse, facilitando l'interconnessione tra diversi paesi europei in modo che ci possa essere una reale solidarietà in caso di bisogno nel corso dell'inverno che si sta avvicinando sempre di più.